Negli ultimi anni, l'ambiente e la crisi climatica sono tra i temi più narrati e discussi. Come può contribuire l'antropologia a questo dibattito? Raccontando e descrivendo altri modi di vivere. Stili di vita che per lungo tempo abbiamo erroneamente considerato primitivi, selvaggi, come possibilità con le quali relazionarsi, condividere, scambiare, ragionare. È giunto il momento di decentrare il nostro sguardo antropologico attraverso l'ascolto e il racconto di storie molteplici e discontinue. Come afferma l'antropologo James Clifford, è il momento di un realismo etnografico, fatto di coproduzione sul campo, dove ci si relaziona non con intervistati, ma con presenze, con dei soggetti. Oggi le popolazioni indigene hanno un ruolo attivo nelle ricerche etnografiche. Viviamo finalmente un decentramento dell'Occidente. Le risposte locali, le soluzioni parziali e pragmatiche che si stanno sviluppando in culture e ambienti diversi dal nostro possono essere esempi da cui trarre ispirazione, con i quali confrontarsi per costruire nuove risposte alla crisi ecologica che stiamo affrontando. Altrove, nel mondo, ci sono culture che non hanno seguito il cammino dello sviluppo senza fine, del dominio dell'umanità sulla natura. Sono esistite ed esistono tante differenti comunità che non hanno isolato la natura trattandola come un dominio a parte, esterno, dove tutto può essere messo a profitto e a servizio degli umani. Molte società, mantenendo dei legami di complicità e interdipendenza con gli abitanti non umani del mondo, hanno saputo preservarsi dal saccheggio irresponsabile del pianeta, nel quale gli occidentali si sono impegnati senza sosta negli ultimi 3 secoli. Testo e voce Andrea Staid. Sound design Jacopo Raimondi, in collaborazione con i Dialoghi di Pistoia.